destinato a tal punto da spingere niente meno che José Mourinho, all'epoca allenatore dell'Inter, a convocarlo in prima squadra alla tenera età di 17 anni. Ne ha fatta di strada da allora Lorenzo Krisetic, friulano doc, nato e cresciuto a soli 17 km da Udine, dove inizia a muovere i primi passi da calciatore, prima del grande salto nelle giovanili dell'Inter. Oltre ad avere qualità tecniche e fisiche importanti, spiega il suo agente Patrick Bastianelli in un'intervista rilasciata a settembre del 2014. È un vero professionista in campo e fuori dal campo, con qualità umane e morali fuori dal comune e uno stile di vita da grande professionista. Centrocampista centrale, dotato di una buona visione di gioco e di un buon senso della posizione. Le sue qualità tecniche gli consentono di ricoprire anche il ruolo di mezzala e all'occorrenza di trequartista. Dal 2008 in poi è una continua escalation in azzurro, dall'under 16 tutta la trafila fino all'under 21, dove si era già affacciato ricevendo la sua prima convocazione ad appena 16 anni. Esordio record rimandato solo di un anno. Nell'agosto 2010, Krisetic fa il suo debutto in Italia-Danimarca a 17 anni e 7 mesi, divenendo il più giovane calciatore a scendere in campo con la maglia dell'Under 21, primato battuto successivamente da Federico Bonazzoni. Da esordiente a ormai veterano della selezione allenata da Gigi Di Biagio, 12 le presenze con gli azzurrini, condite da 2 gol, entrambi su calcio di rigore, entrambi nella stessa partita, Slovacchia-Italia, gara che segna l'esordio sulla panchina dello stesso CT. Da ex grande centrocampista, Di Biagio ne intuisce le grandi doti, facendone un punto fermo della mediana azzurra durante le positive qualificazioni a Euro 2015.